Buonasera e ben ritrovati all'informazione di Cosmos TV. Iniziamo questa sera dalla cronaca. Il comando stazione del Corpo Forestale di Padula ha scoperto un 59enne del luogo mentre tagliava abusivamente legna in un bosco ceguo di proprietà comunale in località Acqua di Ferlo, nello stesso comune di Padula. L'uomo, dopo aver tagliato le piante con un motosega, le trasportava con un trattore in una zona in pianura dove aveva parcheggiato un camion. Le giubbe verdi hanno poi sequestrato circa 60 quintali di legna, il trattore, il camion e il motosega. Il 59enne invece è stato denunciato per furto e danneggiamento alla Procura della Repubblica di Lagonegro, che ha convalidato il sequestro e i reati contestati. E restiamo sempre sulla pagina di cronaca. Rubano la legna che aspettava di essere accatastata dietro la casa, comprata appena da qualche giorno in vista del prossimo inverno. È successo la notte scorsa ai danni di una famiglia della frazione di Prato Perillo nel comune di Teggiano. Utilizzando un camion, i ladri sono riusciti a caricare sul cassone l'intera quantità di legname comprata il giorno prima, riuscendo così a far perdere, almeno per il momento, completamente le loro tracce. Accorgersi del furto sono stati gli stessi proprietari che nella notte, avvertendo dei rumori strani, sono balzati dal letto facendo la brutta scoperta. Purtroppo era già troppo tardi, in quanto i ladri, appena vista la luce accesa, se la sono data a gambe. Non escluso che per i proprietari non si fossero accorti di nulla, i ladri avrebbero potuto rubare anche alcuni attrezzi agricoli presenti nel fienile adiacente la stessa abitazione. E mentre il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano mette in vendita i cinghiali catturati vivi, l'ente ha pubblicato un bando pubblico, ma per i particolari sentiamo il servizio di Giovanna Serena. Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano mette in vendita gli esemplari di cinghiali catturati vivi. L'ente, con sede a Vallo della Lucania, ha pubblicato un bando pubblico con durata annuale dove mette in vendita i capi catturati all'interno dell'area del parco. Nel territorio del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano Alburni, scrive nel provvedimento il direttore De Vita, dovranno essere effettuate operazioni di contenimento della fauna selvatica a scopo di riequilibrio ambientale attraverso la cattura di esemplari vivi di cinghiali. La stipula del contratto impegna per un anno un'impresa all'acquisto di tali animali. Chi è interessato a partecipare dovrà formulare la propria offerta entro e non oltre il 15 settembre. Gli ungulati verranno assegnati all'impresa che offrirà il prezzo più elevato. I cinghiali, prima di essere messi sul mercato, verranno controllati e sottoposti a determinati esami. È un no chiaro e netto che esprimono gli imprenditori dell'area industriale di Polla contro il conferimento di rifiuti biostabilizzati provenienti dall'impianto STIR di Battipaglia. Come è noto, con una ordinanza del 2 settembre scorso, la provincia ha disposto che le ecoballe provenienti da Battipaglia, a causa della saturazione del locale impianto, comincino ad essere stoccate presso gli stabilimenti della Ergon S.p.A., situati proprio nella zona industriale pollese. Decisione che ha fatto andare su tutte le furie però il sindaco Rocco Giuliano, che ha chiesto al presidente della provincia Giuseppe Campora e al governatore Vincenzo De Luca di convocare immediatamente un tavolo tecnico sulla questione. Non è pensabile che senza alcun coinvolgimento dell'amministrazione comunale e degli interessati si conceda ad un simile provvedimento, chiariscono gli imprenditori. Chiediamo l'immediata sospensione del conferimento dei rifiuti provenienti dallo STIR presso l'impianto di compostaggio della Ergon, che se ciò non avverrà, poi concludono, non escludiamo di ricorrere ad azioni di forza. E adesso invece occupiamoci della razionalizzazione dei piccoli uffici postali e scatta intanto il piano di Poste Italiane per il Cilento e il Vallo di Diano. Ma sentiamo il servizio. È scattato ieri il provvedimento annunciato da mesi da Poste Italiane relativo alla chiusura e alla razionalizzazione dei piccoli uffici postali, un provvedimento che avrebbe finito per interessare diversi comuni del Salernitano, tra cui Vibonati, Bosco, Campore e Pertosa, destinati a funzionare solo per 3 giorni a settimana, e Marina di Pisciotta, Pattano, Mignano, Massicella e San Marco di Teggiano, condannati addirittura alla chiusura. In realtà, tra carte bollate e ripensamenti, i disegni di Poste Italiane non si sono concretizzati del tutto. A San Marco di Teggiano, proprio pochi giorni fa, è intervenuto il TAR a salvare il piccolo ufficio, sospendendo l'efficacia del provvedimento emanato dalla società.
A Marina di Pisciotta non è scattata alcuna razionalizzazione, ha detto il sindaco, forse a fronte di una precedente pronuncia del TAR che già qualche anno fa, di fronte ad analoga minaccia, sentenziò contro la chiusura. Tutto come prima anche a Bosco, dove l'apertura a giorni alterni era già in atto e dunque il provvedimento non ha cambiato nulla. Vibonati infine resta con il fiato sospeso. Il provvedimento monocratico che di solito precede l'udienza e che poteva sospendere eventualmente la razionalizzazione non è stato emesso dal giudice perché, ha fatto sapere il primo cittadino Massimo Marcheggiani, lo stesso avvocato delle Poste, in quel frangente, avrebbe chiesto di evitare tale passaggio perché tanto la società non avrebbe chiuso l'ufficio prima dell'udienza. Hanno detto esplicitamente che avrebbero aspettato la sentenza, ha detto il sindaco, e noi siamo più che fiduciosi nella risposta del TAR. Ma se in questi giorni, come ci è stato detto, l'ufficio ha chiuso, siamo già pronti a chiedere spiegazioni e a denunciare per interruzione di pubblico servizio chi è contravvenuto alle promesse fatte e ha disposto ugualmente la chiusura. Papa Francesco ha introdotto una forma di processo più breve sulla nullità delle nozze nei casi in cui questa sia sostenuta da argomenti particolarmente evidenti, tra i quali la mancanza di fede, la brevità della convivenza, l'apporto procurato da impedire la procreazione, il permanere di una relazione extraconiugale. Giudice il vescovo diocesano. Le nuove regole consentiranno così la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve, affidato direttamente al vescovo, del quale si ribadisce così la funzione giurisdizionale. In ciascuna diocesi si legge nella lettera papale motu proprio il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione e il vescovo diocesano che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri a nome del diritto. Stamani invece presso il piazzale antistante l'ex tribunale di Sala Consilina, il comitato pro tribunale ha indetto una conferenza stampa per parlare ancora della riforma della geografia giudiziaria che ha colpito anche il tribunale salese accorpato da ormai 2 anni al tribunale di Lagonegro. A quanto pare il ministro della giustizia Andrea Orlando ha istituito le commissioni tanto attese, ma sentiamo ai nostri microfoni l'avvocato Angelo Paladino e Franco Lamanna, presidente del comitato pro tribunale. Ascoltiamoli. La partita non è chiusa perché la legge diceva già che a distanza di 2 anni si sarebbero verificate le criticità di questa nuova situazione della geografia giudiziaria per vedere se le soppressioni che si sono adottate sono state positive per la gente, per la popolazione. Se questo non è, le criticità restano come noi riteniamo restano, allora si rivedrà. Tant'è che il provvedimento della Commissione dovrà decidere anche per la soppressione delle corti d'appello. Pensate, se vengono soppresse alcune corti d'appello o quelle di Potenza, il discorso si rimescola e quindi si rivedranno anche alcuni tribunali che oggi sono rimasti e che potrebbero non rimanere, come si potrebbero riaprire altri tribunali. Noi chiediamo di verificare da parte della Commissione le condizioni in cui oggi ci troviamo e a distanza di 2 anni se i cittadini hanno subito o meno un vantaggio da questa riforma. Per questo motivo oggi siamo qua e chiederemo al sindaco di soprassedere innanzitutto dall'occupazione del palazzo comunale con altri uffici, perché mi pare strano che mentre entro dicembre dovrà decidere la commissione viene a verificare le criticità, noi facciamo trovare occupati il palazzo. Buon senso direbbe, siamo stati fino a ottobre, aspettiamo fino a gennaio. Questo lo chiederemo però correttamente anche a Vincenzo De Luca, al governatore, perché chi governa la sanità oggi in Regione Campania è il presidente della Regione, il nuovo presidente che ha preso impegno su Sala Consilina e sul Tribunale. Chiederemo che perlomeno fino al 31 dicembre non proceda allo spostamento e al trasferimento del distretto sanitario altrove, ma lo mantenga dov'è. Dopo che ha deciso la commissione si vedrà. Ecco, per questo motivo noi chiediamo con grande serenità, senza polemica e dando una mano eventualmente al sindaco in questo, di non procedere a questo trasferimento, almeno fino al 31 dicembre. Siamo in compagnia di Franco Lamanna, che è presidente del comitato pro tribunale. Stamattina una conferenza stampa per tornare a parlare di nuovo del tribunale di Sala Consilina e di eventuali provvedimenti a cura della commissione per la geografia giudiziaria e del CSM. Dunque Orlando ha finalmente convocato, formato le commissioni per rivedere un po' il tutto. Sono molto soddisfatto, ero fiducioso
che tutto si sarebbe svolto nei tempi così come aveva promesso il Ministro della Giustizia, quindi ha nominato la Commissione e la Regione è stata coinvolta in questa situazione e sono fiducioso e anche abbastanza ottimista che venga rivisitato il provvedimento a favore della nostra istituzione a Sala Consilina. Ho già segnalato, come ha fatto anche Angelo Paladino, che l'amministrazione deve soprassedere assolutamente a occupare per altri servizi sociali i locali adibiti a Palazzo di Giustizia, perché sarebbe veramente una iattura se ci dovessimo trovare con un provvedimento favorevole e i locali occupati dopo tanta attesa. Io sono certo che l'amministrazione e tutti i consiglieri della stessa, anche quelli di opposizione, ma soprattutto i cittadini di Sala Consilina e del Vallo di Diano, non possiamo assolutamente farci sfuggire questa occasione, che dovrà essere quella di ripristinare la bandiera di Palazzo di Giustizia, che per fortuna ancora troneggia sulla destra del nostro palazzo qui a Sala Consilina. Quindi sono convinto che il buonsenso e il ragionamento degli amministratori sarà, e tutti i politici interessati prenderanno cura di questa situazione e daranno le informazioni utili affinché venga rivisitato il provvedimento. E adesso invece passiamo alla politica. Gli assessori comunali di Teggiano, Lisa Babbino e Sonia Marino, e il consigliere Mario Trezza prendono le distanze dalla maggioranza per un gruppo consigliare autonomo. Ma sentiamo. È necessario un rilancio dell'attività amministrativa. Si auspica un cambiamento decisivo per far sì che Rinnoviamo Diano non resti solo uno slogan elettorale. Queste le motivazioni alla base della decisione degli assessori comunali di Teggiano, Lisa Babbino e Sonia Marino, e del consigliere Mario Trezza, di prendere le distanze dalla maggioranza e di dar vita ad un gruppo consigliare autonomo. La nascita del gruppo Insieme per Teggiano è stata comunicata ieri a conclusione del consiglio comunale dal consigliere Trezza, il quale è stato designato quale capogruppo. L'uscita non va intesa come un distacco della maggioranza, spiegano, della quale continueremo a far parte in modo collaborativo e propositivo. È indispensabile però rispettare il programma e rafforzare il confronto con la cittadinanza. La seduta consiliare ha visto l'approvazione, con il voto contrario della minoranza, del piano triennale delle opere pubbliche e del bilancio di previsione 2015. E di 2 milioni di euro il danno erariale causato da alcune irregolarità nella progettazione dell'ospedale unico per acuti di Lagonegro, scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha anche segnalato alla Procura regionale della Basilicata della Corte dei Conti 18 persone, tra cui alcuni amministratori regionali. Per l'ospedale di Lagonegro non è stato ancora approvato il progetto esecutivo. La prima delibera per la struttura sanitaria dell'area della Basilicata, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è del 2003. Negli anni la previsione di spesa iniziale di circa 42 milioni di euro è cresciuta così fino a circa 83 milioni solo nel 2012. Il danno erariale riguarderebbe anche indagini geologiche e geotecniche, resesi necessarie, come spiega in una nota il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, poiché il sito individuato per ospitare la costruzione del nuovo ospedale presentava un movimento franoso, non rilevato in precedenza, con conseguenti ingiustificati aggravi di spesa. E invece 20 milioni di euro sono le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania per il reintegro e la ricollocazione dei laboratori sospesi o espulsi dai processi produttivi. Ma sentiamo per Luigi Pacello. Sono pari a 20 milioni di euro le risorse messe a disposizione dalla Regione Campania per il reintegro e la ricollocazione dei lavoratori sospesi o espulsi dai processi produttivi. Da oggi chi perderà il lavoro, percepisce ammortizzatori sociali, potrà iscriversi al programma Ricollocami attraverso il portale www.cliccalavoro.lavorocampania.it. Il programma è finanziato con fondi PAC.
Continua l'azione positiva della Giunta De Luca per il rilancio dell'occupazione, dichiara l'assessore al lavoro della Regione Campania, Sonia Palmieri. Vista la condizione di profonda sofferenza occupazionale in cui versa la nostra regione, aggiunge Palmieri, è fondamentale collegare le politiche attive del lavoro agli strumenti di sostegno al reddito, coinvolgendo diversi attori del mercato del lavoro. Attraverso programmi di riqualificazione e di coinvolgimento attivo dei lavoratori si potranno ridisegnare qualifiche professionali adeguate all'attuale domanda del mercato e favorire in tal modo il reintegro e la ricollocazione dei lavoratori che attualmente percepiscono ammortizzatori sociali. Per il quarto anno consecutivo la cooperativa sociale SER organizza le cure termali presso le terme Vulpacchio di Contursi Terme. Tutti gli interessati, senza limiti d'età, possono prenotarsi entro il 25 settembre prossimo. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede sociale della cooperativa SER, con sede a Sassano in via Umberto I, oppure inviare una mail all'indirizzo cooperativa.sers@gmail.com. E invece adesso è il momento di scoprire insieme che tempo farà domani. Linea al meteo. Queste le previsioni per domani. Annuvolamenti con temporali e schiarite. Vento assente. Con il meteo si chiude questa nostra edizione. Vi ricordo i nostri contatti che sono 0975 20 68 28, la nostra email info@cosmostv.it, la nostra programmazione su streaming su www.cosmostv.it. A voi tutti grazie per averci seguito anche stasera. A domani con una nuova edizione del telegiornale. Buonasera.